Ma chi ti chiama mia Pupo? Cocca. Ciao, i tuoi Serena. Nipotini ti chiamano Pupo. Ciao Clara, benvenuta. Grazie mille. I miei nipotini mi chiamano ciao. Nonno ciao. Pupo. Nonno Pupo ciao. È favoloso, però scusami. È uno simoro, come si dice in termini. Sei entrato sulla canzone di Renato Zero, che è appunto l'equilibrista. Potremmo dire che, citando invece Vasco Rossi, la vita è tutto un equilibrio sopra la follia. E faccio una premessa: Enzo Ghinazzi in arte Pupo ha fatto, come D'Annunzio, come Oscar Wilde, della sua vita un'opera d'arte. Hai detto una cosa giustissima, anche senza premeditarlo, però è accaduto così. Effettivamente la mia vita a un certo punto è diventato il punto di ripartenza della mia carriera, della mia professione, e con il racconto di quello che mi era accaduto, a volte mio malgrado, perché è chiaro che... O a volte facendo tutto da solo, cioè il gioco, così. Da solo, tutto da solo, e chiaramente qualche cosa anche con gli altri e con le altre insieme, capito? Ho fatto tutto... Però, diciamo, tu lo hai deciso tu, cioè sempre. Tu sei uno che è sempre stato sfidante verso la vita. Assolutamente sì, sono sempre stato, e mi sono assunto tutte le responsabilità in assoluto, e non ho mai permesso agli altri di partecipare alle disfatte. Ho sempre detto è colpa mia. Io guardo Clara perché voglio, quando tu parli, voglio leggere tipo macchina della verità lo sguardo, se lei è d'accordo oppure no. Guarda, tu sei una delle numero uno in questo senso, e te l'ho sempre detto, ma a loro, nel senso che lei è una che veramente entra, intuisce. Io ho sempre insegnato a loro, alle mie figlie, proprio questo: a non dare, anche quando ce l'avevano, mai la colpa agli altri, mai. Giusto. Questo non si fa. Proprio, anche se ce l'hanno la colpa agli altri, è un altro discorso. Cioè, scaricare le colpe per i propri fallimenti sugli altri è drammatico, non porta a nulla. E ci hai fatto però anche tanto sognare, cantare, divertire, ballare, e quindi un po' di musica ce la sentiamo subito. Su di noi, Santa Maria Novella è un amore grande. Come? Su musica? Ah, così proprio di brutti, insieme a Mezzangella? No, la clip, stai tranquillo. Di noi, nemmeno una nuvola su di noi. L'amore è una favola su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va, noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là. Firenze, Santa Maria Novella sogna, povera ancora ti vergogna, sembra lo specchio della sua città. Firenze, Santa Maria Novella almeno mi fa sentire un po' sereno, il portafoglio non mi ruberà. Un amore profondo, confidente ed amico, il più antico, il più nuovo che succede? Tutti a cantare? Certo. E Clara, tu sei la più piccola delle tre figlie. Tua sorella maggiore, Ilaria, è nata dal matrimonio di papà con Anna. E poi c'è Valentina, che è figlia di una fan che tu hai riconosciuto dopo un po' di anni, no? Com'è andata? Loro si vogliono tutte molto bene, devo dire. Abbiamo un bellissimo rapporto. Valentina è figlia di Mary, che era una mia fan, con la quale ho avuto dei rapporti intimi. È nata questa figlia che io ho riconosciuto dopo un po', perché non sapevo che esisteva, perché lei me l'ha detto dopo un po', perché lei non voleva in qualche modo rendermi responsabile di una sua scelta, non una sua scelta che aveva fatto. Poi c'è Patricia e tutte le donne sanno. Con Patricia non abbiamo figli. No, però insomma, questo per dare l'idea dell'universo femminile che ruota intorno totale a Enzo, che è meraviglioso. Come gliel'hai detto però a Clara che c'era anche Valentina? No, lei è nata che Valentina già c'era, semmai a Ilaria. Credo, se mi ricordo bene, di averglielo detto alla famiglia, anche a mia moglie. Un giorno, mentre stavamo mangiando, c'era anche la mia mamma e il mio povero babbo, e era diventato un peso insopportabile, perché io di nascosto comunque andavo a trovare Valentina, che avevo
così, che avevo cominciato e imparato ad amare. E ho detto, vi devo dire una cosa molto importante, magari, ora le parole precise, un po' le sto inventando, anche, non me lo ricordo. Ho detto che c'era questa figlia e che era la sua sorella, la sorella di Ilaria, insomma, e mi ricordo una reazione abbastanza di imbarazzo, anche mia moglie, ma se mia moglie è abituata a tutto, noi ci siamo conosciuti che ormai mia moglie mi considera un figlio, non è neanche un... Ma perché avevate 15 anni, no? Cioè no, tu avevi 15 anni? No, ci siamo conosciuti molto giovani, io mi sono sposato, non avevo neanche 19 anni. Appunto, eravate bambini adolescenti. Mi sono fidanzato sempre dopo il matrimonio, sempre, perché è chiaro, perché... E se, uno si deve fidanzare a un certo punto. Amore, sì, ma se tua moglie avesse fatto la stessa cosa, Anna avesse fatto la stessa cosa pure lei? È sempre sta domanda, ragazzi. Ci sta, però. Non si può sentire sempre questa domanda. Dai, via. Ma che ti devo rispondere ora? Ti devo rispondere che avrei accettato e faccio una bella figura dell'uomo aperto. No, dell'uomo la verità, ma tu ma sei... la verità non lo so, mi ci devo trovare, non ho idea. Vabbè, ma è una domanda che ci sta. Perché sì, poi uno ma dice, ci sta. Però sai perché è utile? Perché poi tu hai detto una cosa molto giusta invece, che è utile sottolineare, nel non detto c'è un dolore forte, quindi diciamo la sincerità comunque soprattutto su una cosa così importante come una vita umana, insomma, tu l'hai detto tu per primo e quindi puoi capire quanto io sia negli ultimi 25-30 anni della mia vita molto più leggero dopo aver scelto la strada dell'autenticità. Esattamente. Sono leggero, proprio una piuma, una piuma nel vento, è molto meglio. E tu sei figli, come papà, come ha fatto il papà? Proprio una figura paterna, un uomo così leggero come una piuma. No, io devo dire che è sempre stato presente, soprattutto nei momenti miei più difficili, e di questo io devo comunque ringraziarlo, perché nonostante il suo lavoro, che lo portava comunque sempre fuori casa, lui non è mai mancato, ecco, al mio appello, se così si può dire, nei momenti più bui che ho attraversato durante l'adolescenza, attraverso tuttora. Tesoro, no, perché? Che cosa c'è che non va? Dici, se vuoi dirlo, ma ovviamente questa chiacchierata. No, l'amore? È un po' angosciato. Lei. Che succede? No, niente, sono un così po'... Così giovane, 30 anni, 32 anni, bella... Si comportano male? Un pochino, dai. Insomma, e tu che cosa gli dici? No, lei è alla ricerca continua di una figura maschile che insomma la completi quella che secondo lei è la sua... Noi ne parliamo spesso, perché noi parliamo molto spesso di questo. E io le dico sempre la stessa cosa, che credo un padre debba dire a una figlia, ma non la cercare, aspetta che arrivi quello giusto. Poi nel cercare, perché tu mi insegni che nell'attesa si fanno tanti errori, infatti la cosa più difficile da imparare al mondo è gestire l'attesa, perché stiamo sempre aspettando qualcosa o qualcuno. Tu mi sa che attesa non hai avuto, hai sempre fatto. Hai capito? Però anche gli errori ci servono. Esatto, apposta. Ma infatti dico, non lo cercare, aspetta, perché quelli che poi forse... Questa mi ha fatto un po' di casini l'ha fatti, insomma, nel senso, ma poca roba di fronte a quelli che ho fatto io, capito? Poca roba, no, nel senso, si è accompagnata con un ragazzo, mi ha costretto, per il 14 febbraio, era San Valentino, lei doveva entrare nella nuova casa. Con questo fidanzato. Con questo fidanzato che era... Attenzione. Che io già, perché mi chiedono i pareri, ora voi che fate ragazzi, voi siete tutti giovani qua, se mi chiedi un parere, io che ho scelto la strada della sincerità, della mia sincerità, attenzione, non della verità, perché io non sono depositario di nessuna verità, ma della mia. Se tu mi chiedi un parere e dici, ma secondo te, babbo, questo è giusto per me? Ma ti devo rispondere sinceramente? Dice, è certo. No. Assolutamente no. Cioè tu le hai detto che non ti piaceva il suo fidanzato? No, non era adatto per lei. Non ti piaceva per lei, ok. E tu gli hai dato retta? No, mi ha sempre detto questo di tutti i miei fidanzati. Attenzione, sei geloso. Allora sei geloso, diciamo la verità. No. Però Clara, adesso io ho per te una domanda alla Bortone. Mi sottolizzo un attimo. Ok. Dici un po', qual è l'aspetto di tuo papà che ti piacerebbe ritrovare in un compagno? Beh, vedi. L'aspetto che mi piacerebbe trovare in un eventuale compagno. Sì, una virtù di tuo papà. Devo essere sincera? La lealtà, cioè quello che finora lui ha fatto,
l'ha sempre, diciamo, messo... Vabbè, che è un personaggio pubblico, però ha sempre detto tutto quello che, ha combinato. Al contrario, i personaggi pubblici hanno spesso invece voglia di mostrare solo il lato migliore. Più che altro la domanda è un'altra. E poi la presenza. La domanda è un'altra. Qual è il modello d'amore che ti ha dato tuo padre? Ecco la psicologa, eccolo qua, eccolo. Ecco, la Nardone, tu andavi dalla psicologa Nardone, ecco la Nardone. La Nardone. No, tesoro, io sono come quello Woody Allen, c'è 15 anni psicanalisi, poi vado a Lourdes. Io sono solo quello, ho fatto 15 anni di psicanalisi. No, perché lei è stata in analisi un po', c'è stata un'analisi. Poi chiaramente non serviva, anche perché magari è servito. Perché il problema è sempre quello. Lui ora dice, qual è il modello? Tu gli hai detto, è chiaro che io ho delle responsabilità, ma me ne rendo conto. Sulle sue angosce, io ho delle responsabilità molto forti, perché lei vorrebbe un uomo, non fisicamente come me, che gli faccio schifo. Ma se hai avuto tanto amore... Ma io sono un realista, mica sono qui a... Io ho sempre viaggiato con i piedi per terra. È chiaro che io sono una persona molto... Ha un appeal, so di avere un appeal, so di essere simpatico, so di essere ricco e famoso, e quindi la gente viene con me anche per quello. Ma non... Cioè, che se fossi convinto di essere un uomo che ha un appeal fisico e carismatico, allora sarei un pazzo. In pratica, e io non sono... Tutto sono fuori che un pazzo. In pratica lei cerca uno che ha il mio carattere, che è il punto di riferimento mio, però che sia fisicamente abbiamo bello. Però lo vuoi fedele, una domanda è Clara, lo vuoi fedele? Al minimo. Possibilmente. Poi al mondo d'oggi la vedo molto dura come cosa, però possibilmente sì. Ciao, forse gelato al cioccolato, che poi avete pure la gelateria, no? Voi, sì, famiglia. Sì, 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 sì. Vabbè, l'epopea del gelato al cioccolato, vai, andiamo avanti. Mi basta dirti una parola solo, ciao, il tuo sorriso solo, ciao, per cominciare solo, ciao, per dirti amore. Piangerai, forse sì, forse no, se non piangi tu. Scriverai, forse no, forse sì, se mi scrivi tu. Dove andrai? Forse qua, forse là, ti ritroverò. Ci sarai, forse solo un momento. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. No, va bene, dai, qua eravamo già, potremmo stare ore, lotto l'infinito, no. Claudio Canepari, che è un amico comune, che ti rimise in gioco sulla tua vita con una docufiction, era il funambolo. Su Rai 3, esatto. Claudino Canepari è uno... Diciamo una persona è stata fondamentale nella mia vita, magari ora parliamo di uno che la gente non conosce, ma molto importante nel nostro ambiente. Scoprire peraltro che lui non era soltanto le canzoni, ma era appunto questo universo di vita, appunto, diventato opera d'arte. La prima canzone che tu hai scritto l'hai dedicata a Clara, che era tua zia, a proposito del femminile. Lei si chiama lei così. Porta il nome... La zia Clara, sì. Aveva 25 anni, è morta di un tumore a 25 anni quando aveva appena avuto un bambino che ha vissuto con noi, ero molto affezionato. Lei cantava nell'orchestra di famiglia, i fratelli Bozzi, perché i fratelli Bozzi erano i fratelli della mia mamma e della zia Clara, che era sorella, insomma. Quindi sei nato nella musica. Il tuo primo ricordo qual è? Ma il primo ricordo è 10.000 lire, le 10.000 lire, sai, quelle enormi, quel manifesto che mi regalò un latifondista di Avellino, che si chiamava signor Perrotta, avevo 5 anni, che cantai ad una battitura del grano in un suo possedimento in Toscana,
il tuo bacio è come un rock di Celentano. Mi ricordo che mi diede le 10.000 lire, io non mi rendevo conto e il mio babbo me le prese e non l'ho più viste praticamente. Perché quanti anni avevi? Avevo 5-6 anni, perché il mio babbo era un giocatore patologico di azzardo, vedi? Quindi quelle 10.000 lire io so già dove andarono a finire, ecco, me lo immagino oggi, perché noi abbiamo avuto un problema serio a casa con la patologia e poi ne parliamo. Senti, ma a Clara tu volevi molto bene? Alla mia zia? E questo lutto cosa rappresentava? Primavera scrissi per lei. Ma è stato un trauma. Perché tu eri piccolino poi, io, no? Io quando lei è morta facevo la terza scientifico, in pratica... E vivevo a casa sua, perché io dal paese andavo da Arezzo alla scuola, mangiavo a casa sua, dormivo a casa sua, era la mia zia preferita. E poi infatti quando è nata la mia ultima bambina qui, io ho voluto chiamarla come la mia zia. E lì l'ho imposto, perché con Ilaria ho detto vabbè, a mia moglie facciamo. Poi Valentina chiaramente non sapevo che quando è nata che esisteva. Il nome, e dato per tu, lei l'ho certo. scelto io il nome. Senti, peraltro... ricostituendo comunque famiglia, papà giocatore che ti ha trasmesso questo, un lutto così importante, quando uno è bambino dice sai che c'è, io la vita me la godo, torno, ti faccio rivedere un'intervista nell'81 che ricorda le prime canzoni da solista eccetera, quindi quando eri proprio pupo un pupetto, e dopo mi fate ascoltare invece l'ultima canzone che avete che cantate insieme, perché Clara è l'unica cantante, tu fai un lavoro diciamo di gestionale, però sei anche corista nei concerti. Sì, esatto, esatto. Quindi clip e poi ci ritroviamo a cantare. Mi ricordo suonavo insieme ad un altro ragazzo, un amico mio, Giuseppe Tinti, lui suonava il flauto, io suonavo la chitarra, siamo partiti andando ai festival, nelle discoteche, nelle sale da ballo, facendo le nostre canzoncine, le canzoni anche degli altri. E una volta partito per fare il militare, intanto scrivevo sempre le mie canzoni e poi sono arrivato, ho avuto un po' di fortuna e così ho finito il militare, incredibile, ma proprio a Ponticino dove c'è una cieca invalida di guerra che mi ha accettato come accompagnatore, e direi che le mie prime canzoni appunto le cantavo proprio a lei. Lei mi ascoltava ed è stata la mia prima fan, ammiratrice, quando ancora non mi conosceva nessuno. Vedi la sedere qui, qui, oh, perfetto. Pulisci. Io pulisco. Di Ghinazzi Arpino, centro del mondo, cantano Pupo e Clara Ghinazzi. Siamo a Sanremo. Esatto. Sono fiero di te, figlia mia, che sei un fiume in piena, e rincorri la vita come una farfalla impazzita, ma con l'eleganza di una ballerina. Io ti ringrazio, papà, perché mi sta insegnando la vita, e che si impara più dalle sconfitte che dai successi, e che ogni vittoria nasconde sempre un dolore. Per questo noi dovremmo imparare, prima a soffrire e poi ad aspettare, senza cercare scuse o capri espiatori per un fallimento, per i nostri errori. E allora io sarò una farfalla, quel bruco bambino a cui hai dato le ali, e trasformerà i suoi dubbi in certezza. Stella mia, sempre, anche in futuro, quando io sarò soltanto un pensiero, un profumo, una luce accesa sulla tua strada. Ti sarò sempre grata perché mi hai insegnato a chiedere scusa, a non sprecare il tempo nell'invidia, nel rancore e in ogni cosa. Cercare sempre l'amore. Insieme noi
te papà, guai a chi ti tocca. Io invece dico guai a chi non ti rispetta. Che meraviglia, ma che bella, già ci siamo emozionati. Grazie. Ma com'è cantare con papà? Mamma mia, sempre cioè? Un'emozione, davvero commovente. Sì. Poi soprattutto quest'ultima parte della canzone, mamma mia. Mi raccomando, ragazzi in giro per il mondo, che qua bisogna passare da papà. Esatto. Grazie. Allora, tutto benissimo, io vi faccio vedere il funambulo dove tu racconti la prima grossa crisi della tua vita e della tua carriera. E poi, ma questo è solo l'inizio. Ecco, è stato il 7 settembre del 1994. Sono arrivati a pignorarmi i mobili di casa perché io avevo accumulato così tanti debiti con le banche e quindi loro, non potendomi più aggredire con gli immobili che già avevano fatto tutto, sono arrivati a pignorarmi i mobili di casa per recuperare i soldi che dovevano avere. È molto semplice il meccanismo. Quindi sono entrati in casa mia, l'ufficiale giudiziario è venuto in casa mia e si è messo le mani nei capelli, mi ricordo quando arrivò, perché vide che c'era troppa roba, che sarebbe stato faticoso fare l'elenco. Ma mi ricordo anche era molto imbarazzato, in fondo una persona che stava facendo un mestiere ingrato, no? Come quello di andare a pignorare i beni a gente disperata. L'avevi più rivisto il tuo racconto? No. Ti era vicino a quello che stava succedendo, era accaduto molto tempo prima, no? Te l'hai già ripreso? Sì, no, ma è stato... rivederlo è sempre molto... Ma un uomo poi così orgoglioso anche della famiglia, ho capito, amorevole, perché comunque riesce a tenere tutto insieme, non è da tutti. Cosa pensavi rispetto a loro? Cioè, immagino che il pensiero più terribile di questa disfatta fosse per le tue figlie, per la tua famiglia. Sì, non poter essere più per loro una garanzia, un punto di riferimento. Per me era un grande problema. Un giorno mi ritrovai, mi ricordo, proprio nella cameretta di Clara, lei era molto piccola, e senza... un futuro, che vuol dire? E questo è un lavoro dove non sai, nemmeno cioè. Oggi magari è diverso, più consolidata la mia posizione, però mi ritrovai proprio seduto sul il tappeto della sua cameretta da solo, non c'era nessuno in casa, senza un impegno per il futuro, senza guadagnare, vedere un guadagno per poter mantenere la famiglia, con l'obiettivo di forse puntare tutto sulla depressione, quasi. Ma siccome non lo puoi programmare di andare in depressione, per fortuna, molti dicono poveraccio, quello è depresso, quindi ma magari che cos'è la depressione? Farsi compatire? Non sei entrato in depressione? Ma perché non lo puoi decidere. Non lo puoi decidere, però io avevo trovato questo escamotaggio, ho detto ma adesso io faccio il depresso, adesso faccio quello che siccome non ho più niente da perdere, magari mi faccio compatire, magari mi lascio andare, ma evidentemente in me c'era qualcosa che doveva reagire e devo dire che questo, io sono davvero un sopravvissuto, perché quello che è accaduto a me, perché con questo finale rifarei esattamente tutto quello che ho fatto, con la garanzia di questo finale, senza la garanzia neanche a parlarne, perché io credo che oggi sono tornato ad essere un uomo solido in tutti i sensi, nella carriera, nel denaro, nella credibilità, in tutto, anche più di prima, ma è impossibile quasi pensare che questo si possa verificare di nuovo. Peraltro tu ci hai raccontato anche di quel viadotto terribile, quel pensiero suicidario, di quel tir che passò e ti scosse. Sì, no? Esatto. Mi svegliò dal torpore. Sì, beh, mi ha salvato la vita. Perché se no appunto lì di fronte alla disfatta... La disfatta poi quando tu vai... Perché la cosa incredibile, e questi sono i misteri che non potremo mai capire, perché... tu vai al casinò, io andavo al casinò a giocare per cercare di coprire dei debiti che avevo fatto sperando di vincere. In pratica, quando tu vuoi vincere o hai bisogno di vincere, non vinci mai. È incredibile questa roba qua. Ora magari diciamo, ma come? È pazzesco come il disegno sia davvero diabolico. Ma spieghi perché il demone del gioco in che cosa consiste? Perché quello veramente, abbiamo cominciato con le citazioni.
situazioni il giocatore di Dostoevskij, sì, no? C'è proprio una volontà di entrare nella disperazione, nella, cioè, nell'autodistruzione. Sì, beh, certo. Perché poi è come in un passaggio, non so, lui dice appunto, c'è quasi una sorta di sfida alla fortuna. Tu già hai vinto e poi ributti tutto lì perché devi... Quello è un libro meraviglioso, il giocatore, hai capito? Roulettenburg, perché... la città, insomma tutto. Io credo che ci sia una sorta di follia, di proprio di complesso di onnipotenza. Il giocatore sfida l'imponderabile. Tu ti sentivi onnipotente? Sì, io ho sempre avuto questo... Io questo piccolo problema, questo difetto l'ho avuto non solo nel gioco, ma l'ho avuto... diciamo a volte anche per fortuna, attenta, nella vita, io l'ho avuto proprio nella vita, io ho sofferto sempre di un gravissimo, e a volte mi ha salvato, però complesso di superiorità, cioè non sono attaccabile, cioè in pratica non c'è niente che mi può ferire, non una critica, perché non c'è una persona che io considero migliore di me, capisci? È pazzesco questo, è una dichiarazione molto forte questa, ma questa è una malattia. Ma è una patologia. È super intelligente, lo sai. Vorrei un pezzetto io di questa maestra. No, voglio capire una cosa, c'è nulla, ma nella vita poi è stato davvero così che nulla ti ha ferito? O c'è stato qualcosa che ti allora, ha fatto mi male? Ha ferito solamente una cosa forte nella vita, quando la mia mamma mi ha detto fallito, in un momento in cui ero veramente fallito. Ecco, quelle parole lì che poi sono sfociate in una reazione che io non voglio raccontare e non racconterò mai, ma a te un po' te l'avevo accennata questa cosa, perché mi ricordo un po' quando abbiamo fatto l'ultima chiacchierata. Io con la mia mamma, che adesso è in un istituto, io ho un amore forte per la mia mamma, e in pratica quella cosa lì mi ferì al punto da scatenare una reazione molto pericolosa. Toccò delle corde, dei tasti. Certo, perché pazzeschi. La mamma non ti può dire, anche perché io sono la mia mamma, capisci? Io sono la mia mamma. Io sono lei, ho la voce di lei. Quando senti parlare me, senti parlare lei. Capito? E io sono quindi lei. Distruggeva proprio la tua identità. Capito? Ma è vero che hai fatto pure la roulette russa da qualche sì, parte? Sì, ma come racconta? No, me l'hanno fatta per forza, non è che l'ho scelto io di fare. Roulette russa, vi ricordo, il cacciatore, Michael Cimino, una rivoltella con un solo proiettile dentro. Esatto. Tu giri la rotella e poi... E poi spari. Mi hanno sparato alle gambe. Alle gambe. Alle gambe, perché era... storie russe, che oggi, insomma, parlare di russi è anche un po' delicato, però era per una questione di donne. Io ero andato a letto con la fidanzata di uno che non era normale, praticamente. Un che faceva questa roba qui. Esatto. Era? Era la fine. Ho capito. Se non era gioco, era qualcosa. Dice, peccato di carne fu, diceva il mio amico, non peccato di... No, ma quindi dove eri? No, aspetta, fammela finire questa. Allora, ero a Mosca, in un ristorante di Mosca in periferia, in mezzo alla neve, in questa baita. Ma in che anni? Era il 1979. Quindi Unione Sovietica. Chi c'era come Ma io andavo in Russia negli anni, fino agli anni 70. Io la adoro la Russia e adoro quei paesi. E quindi cosa feci? In pratica... Hai fatto una cosa che non dovevi fare, uno sgarbo, questo è arrivato, mi ha portato fuori dalla baita, con la neve, io e lui da soli, ma io pensavo, aveva un regalo per me, disse in un inglese abbastanza imbarazzante, I have a present for you. Presente con me, disse ai miei amici, ma questo che me deve darmi? In pratica vado fuori, ma io sono sempre un po' incosciente, io ho avuto sempre questa punta di incoscienza perché non sono un tipo pauroso. Andavo nei sexy shop quando avevo 15 anni io a New York, capito che voglio dire? Quando la gente era. Io sono sempre stato abbastanza gagliardo. In pratica questo apre una macchina, un piccolo SUV. Alza il tappetino dalla parte del guidatore e tira fuori una pistola. E in pratica, what you want? Dico, cosa vuoi? Wait, please. Scarica la pistola, ci lascia 5 proiettili, era 6 colpi, mi dà 5 proiettili in mano, tutto in un attimo. Please take this, please. Poi mi spara le gambe. In un attimo, una follia. No. Io sono rimasto scioccato, sono rimasto con questi 5 proiettili in mano, con questo, you lucky man, tu sei un uomo fortunato, mi fa, go away,
Sono andato via, cazzo, sono andato dentro, io, scusate, ero terrorizzato, ho chiamato un taxi. Perché te mi ha sparato le gambe? Paura zero. Ero terrorizzato, in pratica con questi 5 proiettili in mano. E poi cosa ho fatto? Perché erano momenti anche difficili, là, sai, periodo del regime e tutto quanto. Io avevo in una macchina, in un taxi di questi proiettili. 5 proiettili, capito? Se mi ferma la polizia, qualcuno. Quindi devi stare attento, anche perché il tassista poteva essere anche una spia. In pratica, il mio amico fumava le sigarette una dietro l'altra, e ogni sigaretta che fumava buttava via un proiettile dal finestrino. Per liberarsene, capito? Bisogna farne una sceneggiatura per essere in ma l'abbiamo quindi fatta, cioè stava fatta già tutto, capito? Quindi sì, è capitato anche questo. Vabbè, siamo qui a raccontare la mia vita, andiamo al TG1 delle 20, capito? No, è autentico nel suo modo di essere, assolutamente, perché poi può dividere assolutamente quello che lui dice, no? In tutti sì, i casi. Sì, sì. Però è sempre stato. Io stavo con le conseguenze di quello che ha fatto. L'ho conosciuto bene 2 anni fa al Grande Fratello. Io ero un concorrente, lui invitava a volte ad aprire sentimenti in modo talmente plateale e forte che era una cosa che poteva anche andarti contro in quel momento lì, no? In realtà invece fa proprio parte della tua natura il dire quello che ti passa per la testa, in un certo senso, che può essere anche costruttivo in alcuni casi. Però adesso diciamo non c'hai gli eccessi, li abbiamo completamente accantonati. E che fai? È come, capito, quando tu dice che cos'è l'esperienza nella vita? È la somma delle volte che te l'hanno messo in quel posto, no? Quando quel posto, quando quel posto è enorme, non senti più nulla. Ma tu come hai vissuto le cadute di papà? Tu come hai vissuto le cadute di papà? Io ho avuto fortuna, perché sono nata quando lui era già esatto, quindi non ho vissuto. E tua sorella più grande invece? Lei invece sì, molto di più. E come te le ha raccontate? Con sofferenza comunque. Cioè me le ha raccontate. In realtà io, non avendole vissute, non le posso raccontare, le può raccontare più l'Ilaria comunque. Però insomma, tuttora negli occhi di mia sorella vedo sofferenza quando racconta queste cose. Beh, insomma, un po' di dolore l'ho distribuito sicuramente, però ho distribuito anche tanti però soldi. Anche quindi esatto. Peraltro tu sei il mito del nostro mezzancella, com'è l'imitazione? È un imitatore pazzesco. In realtà faccio la voce di tua mamma, però è una stessa. Possiamo fare un pezzettino? Vai. E fatelo, voglio fare insieme. Nelle 2 di notte passa un barbone con le scarpe rotte. La notte qui non è come a Milano o a Roma, sempre pieno di casino. Fra quasi un'ora arriva la nazione, un ferroviere fischia una canzone. Una signora senza suo marito, la guardo bene, solo un travestito. Firenze, Santa Maria Novella sogna, povera ancora di vergogna. Sembra lo specchio. Dice identico. Firenze, Santa Maria Novella almeno mi fa sentire un po' sereno. E il portafoglio non mi ruberà. Ma Serena, ma lui è un mio amico, l'ho portato, l'ho lanciato io come conduttore in una quanto ti ricordi quando Becchetti fece Agon Channel? 10 anni fa, quella sola pazzesca, quella sola. Pure a te è solo, cioè, vabbè, no, qualcosa. Allora, lui lo portai in Albania con me, è sempre creduto in mezzancella. Quindi un po' di, cioè, ti ha distribuito un po' di dolore, ma anche un po' di gioia. Sì, confermo. Guarda, lui è una persona con un cuore così. Io credo che la mia caratteristica, forse non dovrei dirlo io, perché dicono le persone che io sono un uomo generoso. Mia mamma ha sempre detto che sono un bischero. In pratica, bischero in Toscana che cos'è? È l'accezione negativa di generoso. Uno che dà tutto anche quando gli altri non meritano. Ecco, un po' il bischero, ecco. Vabbè, ma ti posso dire, meglio dare in più che meno.